Prima di iniziare il video, ragazzi, tenete in mente che è vero che ora andrò a fare lo showcase, ma guardatevi anche la parte competitive, perché nella parte competitive, specialmente alla fine del video, mi ricreerò molto sul Genkai. Infatti scoprirò decisamente molte cose utili, perciò vi invito a guardare tutto il video se volete sapere effettivamente come si usa in maniera ottimale il Genkai. E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi faccio un video mezzo ASMR, anche se la mia voce non è portata perché è tardi, da me è tardi. E oggi vi porto lo showcase del nuovo, tra super virgolette, Rayon Akuma che ho appena trovato. Ma prima di iniziare vi dico una cosa che molti non credono, compreso me, ma una volta che l'ho provata ho confermato che era vera. Molti dicono che se equipaggiate lo stesso Genkai in 4 slot diversi, lo livellerete 4 volte più veloce. Io non ci credevo, invece è vero, ci ho provato con l'Aquila, no? Con l'Eagle Companion, e diamine, facevo circa 15 livelli al minuto, una roba velocissima, ragazzi, l'ho maxato in pochissimo, e questo è il livello 800 maxato, quindi figuriamoci. Ora ragazzi, direi di iniziare con lo showcase. La trasformazione a 3, anzi in realtà 4 trasformazioni, ma la quarta non la possiedo, che è quella del full Susano. Quindi parliamo semplicemente dello Sharingan senza sbloccare robe strane. Allora, le prime stats sono buone, per carità, in realtà sono anche molto buone. E la prima mossa, allora, con Kun non ne abbiamo una di prima mossa, ma abbiamo una prima mossa con Chen, che è letteralmente lo stesso Amaterasu di Itachi. Forse fa leggermente meno danno, però c'è una ricarica meno lunga. Passa da 35 secondi a 20 secondi, quindi ok, non male, cioè per carità, non si rifiuta. La seconda trasformazione invece, eccola qua, iniziamo già a vedere il simbolo di Rayon Akuma. Abbiamo il Susano scheletrico, molto carino, viola, quando picchiate... sì, carino come modello, non è male. Più che altro il colore ci sta, dai, ci sta. La mossa con Q è una Amaterasu che toglie 33.000 di danno, quindi non 50.000, che va però, attenzione, prende un avversario e dovete mirare all'avversario, ok? Dovete mirarlo con il cursore, altrimenti non lo raggiungerà, però è una distanza anche abbastanza lunga. Ora, testiamo ora, perché effettivamente non ci ho mai provato a quanto è lunga. E beh, allora, se l'avversario è pressoché fermo, potrebbe arrivare anche a distanze molto lunghe, quindi ci sta, ma di certo una distanza davvero lunga è la mossa della trasformazione, che è molto simile all'ultima mossa, solo che non hai gesti con le mani, quindi non potete essere stunnati prima di farla e quindi ve l'annullano, però fa meno danno proprio per questo. Eccola qua, lanciate una freccia lontano, la distanza, la gittata è lunghissima, e togliete circa 33.000 sempre. Non date effetto di Amaterasu con questa mossa, molto importante. Ora la prima mossa ve la vado subito a far vedere. Facciamo un piccolo taglietto. Allora, eccoci qua, stavo dicendo, la prima mossa è una counter move, quindi in poche parole, se quando la faccio, praticamente è quasi uguale a quella di Shisui, pure il danno è circa una ventina, 20.000 con la ricarica di circa 10 secondi, però do l'effetto della Amaterasu. Guardate qua, dito al volo, ecco qua. Ora, sì, ha fatto circa 30.000, più o meno, più effetto di Amaterasu, è molto buona. Ora, passiamo alla terza trasformazione, non so perché sto dividendo robe strane, trasformazione, mosse, ma lasciamo perdere. Allora, il full Susano è molto carino, fatemi allontanare da sti tizi. Ok, stavo dicendo, il full Susano è molto interessante, no, anzi, il Susano, non il full Susano. Ha un modello forse fin troppo semplice a parer mio, che può renderlo carino, però per esempio anche esteticamente l'attacco animazioni che potrebbero essere fatte un pochino meglio, però in fondo lui c'ha l'arco, cioè non è che ci si può aspettare tanto. Le mosse sono le stesse, semplicemente il danno è maggiore, potete vedere a destra le stats. Passiamo con la seconda mossa. La seconda mossa è molto simile alla prima di Tengoku, solo che dà un effetto di Amaterasu. Eccolo qua, fa circa 60.000, più questo effetto dovrebbe dare l'Amaterasu. Non mi è parso che l'ha data al tronco, ma dovrebbe darlo comunque con una ricarica che, attenzione, è stata diminuita da circa 25-30 secondi a 20 secondi di ricarica, il che è molto buono, perché a differenza di Tengoku può essere qua, non dico spammabile, però comunque per danni davvero buoni, più
una gittata, potete vedere, decisamente lunga, non dà l'effetto di Amaterasu, ma è comunque molto buona. Ora, l'ultima mossa è appunto praticamente quella della trasformazione, ma si aggiungono i gesti con le mani, quindi ve la possono bloccare, però allo stesso tempo fate anche più danno. Qui lancia, anzi, ve lo faccio vedere da lontano che è meglio. Si levi questo, ok. Lancia 4 fasci di luce che colpendo l'avversario dovrebbero darlo, questo è l'effetto di Amaterasu, ma non lo dai tronchi, ma lasciamo perdere, dà l'effetto di Amaterasu e circa toglie verso i 55.000 con una ricarica, se non mi sbaglio, di 20 secondi, che comunque è abbastanza buono. Le ricariche di questo Genkai non sono molto lunghe, il massimo è proprio 20 secondi, quindi direi che ci sta, non è male. Allora, io mi sono visto la tier list di Benny, ma anche di Sweepy, no, scusate, no, di un altro YouTuber che comunque è, a differenza di Benny, è tra virgolette sponsorizzato nei server di Discord di Scendolife, che quindi l'ha nominata official tier list. Official, vabbè. Diciamo che metteva Raion Akuma superiore a tutti gli Akuma tranne che per il Bankai nel tier dei più forti del gioco. Al contrario di Benny, che lo metteva addirittura inferiore all'Akuma normale. Ora, inferiore all'Akuma? No, assolutamente no. Secondo me è appunto tra gli Akuma migliori, perché comunque, pur se i danni non sono tutti over 50k, alla fine l'effetto di Amaterasu è bello, cioè nel senso dà un bel casino all'avversario. Amaterasu di là, Amaterasu di qua. È vero che le mosse con le archi, specialmente quella della trasformazione, vi rendono, vi costringono a stare fermi per un tot periodo. Infatti, guardate qua, accendere subito. Ora io sto fermo, non posso far nulla finché ho il Susanoo qui. Ok, ora posso attaccare. Quindi sì, vi costringono a star fermi per un tot di tempo, ma comunque i danni sono molto buoni e le mosse sono anche molto interessanti. Poi per quanto riguarda lo stun, vi ho fatto vedere la durata. Penso che siano a malapena 2 secondi, forse massimo massimo 2 secondi e mezzo. Quindi ragazzi, io direi di provarlo nel competitive e ci vediamo subito appunto nel competitive. Competitive, che tra l'altro non è competitive, scusate, mi sono sbagliato, questa è Arena X. Allora, come arma, esiste la spada di Raion, ma sinceramente da qualche spadettata, cioè non c'entra nulla con la Materasu. Infatti, la vecchia, ora rinominata per Bankai, ma secondo me resta la spada di Raion reale, era appunto la vecchia Raion Kusanagi versione 2, ora chiamata Raion Blade, la seconda arma più rara del gioco, e secondo me praticamente la più forte insieme all'1 su 100 dell'Hokage. Allora, io però non l'andrò ad equipaggiare, perché comunque, anzi, l'andrò ad equipaggiare ora per, insomma, per fightare, ma non lo andrò a mettere quando mi trasformo, userò la mossa della trasformazione e non la spada, ok? Allora, come mossa ho messo Yamaterasu, sempre la mia solita combo, leggermente cambiata con un Taijutsu, quindi direi di andare subito a ammazzare qualcuno. Allora, innanzitutto guardate qua, sniperata tattica, boom. Ecco, questa è un'altra cosa positiva, mi sono scordato di dire. Questa è molto in Ola contano. È vero che state fermi qua. Madonna, che è successo? È vero che state fermi quando c'è questo tipo di effetto, ma allo stesso tempo siete mezzi inittabili. E questa cosa è assolutamente da considerare. Rasengan in. Ma questo che sta facendo, ragazzi? Allora, devo imparare a spammare di più l'immortalità. Cioè, no, l'immortalità, come la chiamo? Ma chiamiamola counter, ecco il counter. Devo spammare di più il counter. Ecco, se ci avessi avuto carica ora avrei fatto un bel casino a sto tizio. Ok, ora basta, mi devo leggermente concentrare perché la situazione sta degenerando. Purtroppo il counter ha una grande pecca, cioè che dura poco e secondo me dovrebbero farlo durare qualche mezzo secondo in più, magari un secondo in più, perché altrimenti è davvero. Ecco, sì, vabbè, la seconda volta che mi blocca questa cosa. Secondo me rende davvero, diventa inutilizzabile sta cosa. Ok ragazzi, è finito il match. Allora, mentre ne starta un altro, stavo dicendo che secondo me dovrebbero rendere più lunga l'immortalità, perché vista così è inutile. È inutile perché io ci metterei tranquillamente l'immortalità di Itachi. Questa non è un'immortalità, lo so che è un counter e comunque fa abbastanza danno, fa tanto danno con una poca ricarica. Il problema è che dovete anticipare troppo le mosse, ma troppo troppo. Del tipo che dovete vedere i gesti con le mani per quanto poco dura. E quindi, no, io non ho visto quello di Sengoku quanto dura. So che dovrebbe fare più danno, o forse il danno è uguale da solo l'effetto di Amaterasu. Non ho visto quanto dura. Forse dura come questo, ma se durasse come questo, siamo tutti pregati di allungare la durata, ma anche di mezzo secondo, comunque di un pochino, perché considerando che uno su 200 sto Genkai, io mi aspetto la grazia divina, cioè capite che comunque è raro, nel senso. Vabbè, a parte questo, andiamo subito. Un altro free for all? Ok, molto bene, perfetto.
Mi sa che c'aveva quello là, c'aveva di età. Madonna, quanti Amaterasu, ragazzi. Cioè, non ci sto capendo più niente. Sentite, andiamogli addosso. Facciamo così. No, immortalità ora. Vai, bravissimo, perfetto. Ok, un attimo, ricarica delle mosse. Allora, tattico-tattico. Direi... No, proverò a usare il meno possibile subjutsu che non riguardano questo Genkai. Ok, colpito il tizio. Apposterrimo. Cerco di vedere quelli che mi stanno intorno per capire quando mi stanno per fare una mossa. Così riesco a capire quanto anticipare. Ecco, per esempio, questo secondo me mi sta per fare una mossa. No! Ah, ha fatto il contrario. Anche lui ha fatto il counter. Vabbè. Oddio, ragazzi. Io questa... Non so voi, ma questa... No, ce l'ha pure lui, Rayonakuma. Ok, Rayonakuma contro Rayonakuma. Solo che lui mi sa che c'ha qualche mossa. Ma giusto qualche mossa in più, eh. Ma giusto qualcuna. Allora, abbastanza difficile mirare, anche perché non vedo un bel niente. Allora, direi di fare una roba del genere. Tac. Tac. E tac. No, me l'ha usato lui il counter. E niente, ragazzi, sono proprio scarso. Fatevelo dire, sono proprio scarso. Ma adesso io non gli sto facendo danno. Cosa ho appena fatto? Madonna. No! Maledizione! Sentite, facciamo direttamente così. Allora, devo un attimo concentrare perché sto proprio... Oggi sto proprio messo male. Anche perché è praticamente notte, però lasciamo perdere. Quelli sono dettagli. Allora, ciao. Come stai? No. E invece sì. Ha sentito il rumore e si è allontanato. Madonna, cosa? Cioè, ma no. Niente, ragazzi. A quanto pare, mentre cadono draghi d'acqua dal cielo, questo qua mi sta massacrando. Ok, ragazzi, direi di usare le mosse come si deve. Tra l'altro, no, seriamente, la community di questo gioco sta diventando seriamente tossica. Cioè, ma proprio tossica, tossica. Nel tipo che non puoi giocare con una combo normale. Che, cioè, o ti metti la combo più forte del gioco o non vai da nessuna parte. Io ancora non ho capito qual è il momento giusto per fare il counter con tutto questo. Ah! Tutta in quel posto, caro. Ragazzi, tra l'altro, non so se l'avete visto, ma tutte le volte che faccio un counter a qualcuno o qualcuno me l'ha fatto, come quello di Rayonakuma, mi butta a terra, cioè sono stordito a terra, l'avete visto? Non so se è un bug, perché se non è un bug è molto buona sta cosa. Perché non... Cioè, l'avversario viene proprio bloccato, oltre a che gli faccio un botto di danno. Vabbè, botto, botto no, però. Vieni qua. No, maledizione, che sfiga. Vabbè, questo è abbastanza scarsino, devo essere sincero. Ecco, cheat megalomane. No, sì, l'ho preso. Ok, molto bene. Oh, si può recuperare chakra però mentre faccio questa cosa. Non posso attaccare, ma posso recuperare chakra. Ah, ok, in poche parole. Aspettate un attimo che mi sa che... Ok, mi sa che c'è una bella differenza. Mentre lancio la freccia con l'abilità del Genkai, non posso fare proprio nulla. Mentre quando la lancio con l'abilità normale, non posso attaccare con il Susanoo, ma dovrei poter fare le abilità e caricare le mosse. Vediamo. Sì, posso fare l'abilità e caricare le mosse. Questo è molto positivo, davvero molto positivo. Attaccami. Dai, attaccami. No. Ah, ma pure lei ha fatto un counter, mi sa. Vabbè. Eccolo qua che riparte questo coso. Sentite, usiamo un po' di sujutsu, eh. Ah, è morto. Vabbè, allora, sto imparando un po' ad usare la Yunakuma. Se usato bene sta diventando molto interessante. E dovrei usare ora che ci pensi il Reaper per farmi l'MD. Cioè, avete ragione tutti quelli che l'hanno già pensato. Questo c'ha un nuovo Genkai. Carino. Cosa? Come? Ragazzi, questo c'ha l'ultra istinto. Ha schivato il colpo, non so neanche come. Ah, attenzione che Reaper. Stai calmo con Red Senju Hood. No, stai calmo con Red Senju Hood. Madonna, madonna. Vabbè, ragazzi, oggi è una giornata rossa. Allora, senti. No, no, vorresti. E invece ha parato e basta. Ok. Non ho capito però. Allora, sappiamo che per la mossa della trasformazione, quando lancio la freccia non posso usare mosse ma sono immortale. Però quando uso la mossa invece proprio del Genkai, posso usare le mosse ma sono immortale? Non sono immortale? Non penso, perché se posso usare le mosse non penso proprio, però... Oh, però stiamo calmi qua con tutta sta musica, io non ci sto più capendo niente. Tu pure datti una calmata. Cosa sta accadendo? Non lo so. Dovevi tirarmelo prima, quella sen... Dovevi tirarmelo... Madonna, madonna. Ma quante persone c'ho contro? Ah, due, pure. Ah, faccia tu, cavolo. Tieni... No, madosca. Madosca, madosca. What? Sì, certo. Logico. Certo. Ho capito tutto, ragazzi. Sto capendo... Ma questo che mosse sta usando, sto bastione? Vado
Lo vado a prendere a casa sua proprio. Via qua. L'ho preso in aria, madonna, sono un cecchino. Allora, via qua, via qua. Bravo, 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 bravo. No, no, tu non lo fai. Tu no, no, tu non lo fai. Tu, ho detto che non lo fa. Madonna, quanto dura il Chidori. Ah, beccati questa, vai in capo alla luna. No, questo non è positivo. Cosa sta succedendo? Ah, attenzione che richiede comunque 20.000 di chakra questa mossa. E io ho chakra full, quindi abbastanza. So bene che sto praticamente per morire, anzi sono praticamente morto. Come here, boy. Allora, aspettate. Ok, buono, buono. Facciamo così, ok. Ho preso il chakra full, tattico, tattico, like this. L'ho preso, molto bene. Questo è abbastanza scarsino, eh. Cioè, so io che sto scarso e sto perdendo. Oh, e mosse divertimo. E mosse divertimo. E qua. E qua. E mosse divertimo. Ho già detto mosse divertimo. Oh, volevi immortalità con sbr. Ah, cacchio, ho usato. No. Immortalità Ghost Broom me lo dice lui. Capirai. E qua. Bastiano Godiosenko. Obeso ciccione. Vieni, vieni, vieni. Attaccami, attaccami, attaccami. Attaccami. Dai, su. Su. Bastardo. Tiè, becca di sta matera su tutto in faccia. Madonna, sti immortalità quanto la odio. Ah! No, ragazzi, questa si rivela ancora. Si rivela più utile che inutile. Più utile che inutile. Esiste questo termine? Si può dire più utile che inutile? Preso. Ok, ragazzi, si sta rivelando abbastanza buono in 1v1 sto Genkai, eh. Oh, 2 scappi. Vediamo. No, ci credo, lo prende, eh. Ma regà. Ma sta cosa. Ma ragazzi, ma che cos'è? Ok, ora capisco perché l'hanno messo nell'ultimo tier. Cacchio, si è sottovalutato sto Genkai se usato bene. Certo, lo dovete usare bene, eh. E deve essere combattuto con la trasformazione, altrimenti perde tutta la figata. E qua, e qua, e qua. No, ho sbagliato mossa tutta la vita, però vabbè. Prendilo uguale, anche se. No, c'ha. No, ce l'ha lui la mossa al counter. Ah, suca. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Via qua. Bravo, bravissimo. Vai, mortalità per qualche secondo. Vai, lancia la Materasu. Non l'ho lanciato. Perfetto, me lo tengo per questo. E qua. Bravissimo. Non l'ha preso. Ha preso il clone. Bravo. Bravissimo. Sei fantastico proprio. Sei fantastico. Oh, sti cloni mi stanno rompendo abbastanza. Cacchio, questo c'ha i dashi. E qua. Vieni qua, maledetto. Vieni qua, maledetto. Mannaia. Sto boboso. Via qua che vanno a ricerca ste frecce. Lo sapevi che vanno a ricerca ste frecce, madonna. Quanto la sto rischiando? Cosa sta accadendo? Ragazzi, che sta accadendo? Cosa. Cioè, vabbè. Comunque no, ragazzi, si sta rivelando molto più. Ma va a ricerca sta Materasu? Mi sa che va a ricerca, anche se l'avversario si sposta, comunque lo segue. Certo, è abbastanza orribile da vedere. Bravissimo. Sì, comunque, ragazzi, è ufficiale. Quando prendo qualcuno col counter, lo butto a terra, cioè lo blocco proprio. E questo è molto positivo. Allora, purtroppo dovete anticiparlo bene perché dura poco. Ma a differenza, per esempio, Sengoku non lo fa. Forse fa più danno, ma non blocca l'avversario. Io pensavo fosse nettamente più forte. Invece no, ha un super che anche questo. Ecco, vedete? Potete vedere? Eccolo qua. Tiè, guardate che roba. Vabbè, parte tutto sto fumo. Non ci sto camminando. Vai, immortalità, immortalità. E ragazzi, sì! Siete immortali a quanto pare anche con la freccia della mossa proprio del Genkai. Però poter attaccare. Allora, forse una volta che attaccate non siete più immortali. Non so, questo lo devo vederlo. Via qua, bravissimo. Ok, ragazzi, se riuscite a anticiparlo, se proprio l'avversario ve la mette sul piatto d'argento, ce la fate. Via qua, bravo. No, mi ha fatto pure lui il counter, cacchio. Ma questi stanno due contro di me, questi, oh. Ma che è sta mafia? Fammi curare un attimo. No, appena è finito proprio. Vabbè. È stato un match molto interessante questo. Appena è finito. E ragazzi, devo rivalutare un po' Ryunaku, ma pensavo fosse tutto sto schifo. Cioè no, tutto sto schifo no, però pensavo fosse molto peggio. Invece no, molto 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 buono. Il counter l'ho totalmente rivalutato. Purtroppo rimane il fatto che è difficilissimo colpire l'avversario con sto counter. Però, ecco appunto, però se anticipate bene diventa estremamente letale per le combo sto counter. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Io vi invito come al solito a iscrivervi, a lasciare like al canale. Niente ragazzi, a questo Genkai gli do un bel 9 su 10.
forse 8 e mezzo, no, gli do un bel 9 su 10, perché comunque è utile per tutte le situazioni, questo c'è da dirlo. La maggior parte delle mosse sono tutte a lunga distanza, ben 3, mossa con Q, mossa con C e mossa con N in questo caso. Però c'è anche un counter nel caso e anche una mossa per andare vicino insieme al Susano. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Iscrivetevi, lasciate like e niente, al prossimo video.